nuovo spazio dedicato allo sport qui su TRM Network. Prenderà il via il prossimo maggio la terza edizione del torneo in onore del santo patrono della città di Potenza, vale a dire San Gerardo La Porta, appunto il torneo di calcio a 5 Unione Santo Pallone, una terza edizione ricca di novità e che andiamo a discutere con il presidente dell'associazione Unione Santo Pallone, Carmine Danzi. Ben trovato. Buongiorno Nicola, buongiorno. Tante le novità quest'anno. Sì. La prima è che ci siamo spostati tutti al Pala Rossellino, al Pala Pergola. Interamente la kermesse si svolgerà sul parquet, abbiamo fatto un salto di qualità, abbiamo lasciato macchia a gioco il campo in gomma e ci siamo spostati tutti sul parquet al Pala Pergola. Questa è la novità principale. Abbiamo detto terza edizione, è un torneo che si svolge a maggio, ma c'è una grande organizzazione nei mesi precedenti per arrivare proprio a questo torneo e andremo anche a scandire le date. Una importante, ormai è prossima, è quella del 2 di aprile, quando inizieranno le iscrizioni per questi team che vorranno competere. Assolutamente, sì. Abbiamo 16 giorni a disposizione per le iscrizioni. Contiamo di chiudere verso il 18 di aprile. Il 21-22 stiamo valutando un po' la data per i nostri impegni, faremo i sorteggi, i fatidici sorteggi e poi si inizierà il 3 maggio. Potenza già tappezzata di 6x3, la comunicazione insomma viaggia anche attraverso il web e durante queste settimane di preparazione che ha visto l'associazione insomma organizzare ogni minimo dettaglio, certo, come anche la scelta di questa sede che abbiamo anticipato della competizione, e ha visto soprattutto montare l'interesse. Perché questo interesse così crescente nei confronti di questo torneo? Ce ne sono tanti altri, però questo torneo ha un grande seguito. Beh, questo torneo ha un valore aggiunto che è quello appunto in onore di San Gerardo. San Gerardo è molto sentito a Potenza e mancava una formazione che poteva organizzare come Unione Santo Pallone appunto una manifestazione sportiva. Siamo riusciti a creare un interesse anche perché credo, e lo voglio sottolineare, mi rifaccio un po' al commento che fece Giuseppe Lolaico l'anno scorso, che lo scopo di lucro non era quello fondamentale. Beh, che dire, i giocatori, i ragazzi che amano il futsal hanno notato in noi una motivazione che non era quello di lucro e non era quella di sfruttare la religione e lo sport per fini personali. Quindi è solo uno spunto, San Gerardo è lo spunto, sì, per aggregare. Per aggregare, certo. Però noi, dicevi tu la sede, abbiamo preso la sede nel centro storico, Vico Santa Lucia, quindi proprio all'interno del centro storico. Sede dunque dell'associazione Unione Santo Pallone. Sede di Unione Santo Pallone, dove ci riuniamo, e porte aperte a chiunque. Siamo disposti a collaborare, infatti quest'anno abbiamo delle collaborazioni con altre società, in primis i Portatori del Santo, poi c'è Luigi Alambrese che ci siamo accordati anche per un discorso di pallavolo. Abbiamo detto delle date, dal 2 al 18 di aprile, certo, la possibilità di potersi iscrivere, numero telefonico il 328-976-7290 e poi tutte le info attraverso Facebook dove certo, avete anche postato delle foto e tutte le informazioni come anche l'evento. Assolutamente. Per arrivare a tutte queste novità, parliamo di Unione Santo Pallone. Era un gruppo di amici, poi le cariche sociali che sono state un po' smistate, oltre a Carmine Danzi, Carmine Costini e altri ragazzi. Giuseppe Pistone, che è il tesoriere, poi c'è Davide Gerardi, che è sono gli occhi delle nostre idee, colui che crea tutto sui 6x3, sui manifesti, sulle locandine. E poi c'è Luigi Borretti che oltre a far parte di Santo Pallone è anche un mister di giovani, quindi ama fare del bene con i ragazzi. C'è una partnership, grazie anche a Luigi Borretti, con la S Deidalo, che è una realtà giovanile, certo, del capoluogo, dunque non manca praticamente nulla come base per poter far bene anche in questa edizione. Beh, quello che manca secondo me sono i tempi. Sono i tempi, Nico, perché quest'anno giochiamo 48 partite in meno di 26 giorni, si gioca tutti i giorni, volevamo saltare il sabato, però anche il sabato si giocherà e i recuperi li faremo la domenica mattina. Sono tante partite, sono 20 squadre, abbiamo aggiunto altre 4 squadre,
quindi sta crescendo giorno per giorno. Il nostro massimo, il nostro tetto sarà di 32 squadre, 4 per ogni anno, aggiungiamo 4 squadre per ogni anno fino a un massimo di 32. E cercheremo di far conciliare queste partite fra il 3 maggio e il 26 per dare il via a quei 4-5 giorni che su Potenza sappiamo cosa succede. Beh, è un seguito, abbiamo detto, notevole anche di pubblico. Riguardo la composizione delle squadre, se sono già arrivate delle conferme in attesa poi dell'iscrizione ufficiale o sì, comunque sì, ci sono delle novità, dei ragazzi che per la prima volta hanno sentito parlare di Unione Santo Pallone e hanno deciso di creare sì, sì, una squadra. Beh, quest'anno noi abbiamo avuto, diciamo, dei sensori positivi prima appunto del 2 aprile. Voi per la pubblicità, voi per come ci siamo mossi, però abbiamo collaborato con varie attività, circa 30 attività, e appunto lì in quelle attività abbiamo consegnato un banner, un display da banco, e quel display da banco è il nostro gettone di apertura al torneo, e abbiamo già ricevuto delle chiamate di possiamo fermare la squadra, ci vogliamo iscrivere. Delle conferme, delle anticipazioni. L'abbiamo citato prima, Peppe Lolaico, Giuseppe Lolaico, il capitano del Potenza Calcio, fa da testimonial, ormai confermatissimo sì, anche per questa edizione. È molto impegnato perché comunque c'è il rilancio di Potenza nel calcio a 11. Giuseppe però è stato sempre presente nelle nostre attività, ci ha sempre sostenuto. Gli vogliamo bene come gruppo e gli dobbiamo tanto dai primi anni. Lui è stato sempre presente anche quando abbiamo fatto quella prova nel 2013, nel 2012. Importante la parte comunicativa, l'abbiamo detto anche prima, non a caso grazie alla regia stiamo visionando quello che è un trailer ormai che sta sì, sì, spopolando su YouTube. Serve ad invitare insomma alla partecipazione per questo 2015, dove è stato realizzato, il perché della scelta di determinate immagini e poi c'è una storia tutta divertente che certo, si evince. Il protagonista di questo video è un pallone che viene portato nelle varie attività, viene portato nei luoghi dove ci rappresenta, cioè i luoghi che ci rappresentano, viene portato questo testimonial che è il pallone. Ognuno di queste persone firma questo pallone e questo pallone sarà utilizzato all'apertura del torneo di San Gerardo con la scuola di Giuneggia, faranno uno spettacolo di Jackson Style, per intenderci Michael Jackson, e faranno l'apertura del torneo con questo pallone. Quindi questo pallone è stato creato per essere l'unico elemento che aggrega tutta Potenza. Tutta perché Potenza. Se vediamo il video c'è tutta Potenza. Abbiamo detto il torneo vedrà impegnate 20 squadre, fondamentale il sorteggio. Ci certo, sarà un sorteggio iniziale a cui tutti, dove materiale, tutti vorranno evitare insomma già problemi. Il sorteggio è stato sempre materiale di discussione fra noi giovani, fra noi ragazzi. È cambiato il format, ci sono novità anche in questo senso? Sì, siamo 4 gironi da 5, quarti, semifinali e finali. Quindi sono più partite perché aumentando le squadre c'erano più partite e il sorteggio verrà fatto come tutti gli anni, per fortuna. Si pescherà e in base a dove si capita c'è Porta Salsa che va molto forte, ha già 2 stelle, noi per ogni edizione vinta mettiamo 1 stella e Porta Salsa capitanata da Daniele Satriano, Mirko Gallo, Donato Marra, hanno già 2 stelle e speriamo, vediamo chi li batterà. Ah ecco, dunque si punta al tris per Porta Salsa. Loro puntano al tris e mi fa molto piacere perché lo stanno vivendo in maniera accanita. È bello lo spirito che accompagna queste squadre nell'affrontare questo torneo, l'abbiamo detto, non è un torneo come tutti gli altri. Anche il completino in dotazione, questo certo, è un tassello importante perché certo, in molti certo, tornei ognuno per sé sceglie la propria muta da gioco, sì, investe sì, per conto suo, mentre qui è tutto pensato. Noi all'interno dell'iscrizione, che è bassissima, lo sanno tutti ormai, diamo un completino che porterà i colori, ad esempio prendiamo Porta Salsa che è quella che ha vinto per 2 anni, hanno arancio e nero, arancio e nero sarà per 1000 anni arancio e nero per Porta Salsa, e poi voglio citare Porta San Luca e rossa e bianca ad esempio, e loro hanno quel completino fino alla fine. Lo diamo in dotazione e ogni anno ci troviamo questa spesa
dobbiamo rifare ogni volta quattro completini in più. È comunque una storicità che viene confermata, certo. Avete un monitoraggio per così dire tutte queste squadre di anno in anno anche per confermare sì. I numeri del dettaglio. La fascia d'età, questa è una curiosità, se avete già qualche dato in riferimento al 2015 e poi gli anni passati, perché non soltanto i giovanissimi, noi abbiamo anche partecipanti di 38, 40 anni, 35, abbracciamo un po' tutti. L'unica diciamo accortezza che abbiamo è vedere se sono maggiorenni, anche perché poi se si vince bisogna andare al pranzo dei portatori e lì ci sono dei vincoli. Bisogna essere maggiorenni. Infatti, ci sono dei vincoli. Il primo premio di quest'anno, oltre il trofeo, appunto, il pranzo con i portatori del Santo, 10 paia di scarpe da passeggio di alcuni noti marchi, offerte da uno sponsor, e una cena anche qui offerta da uno sponsor. Beh, certo. Chi vince? Il nostro, quello che avevamo paura, è perché si diceva i premi non sono molto alti, i premi non sono eccessivamente esagerati. Abbiamo fatto un passo avanti anche per il secondo e anche per il terzo premio, abbiamo fatto qualcosa in più, però io credo, Nico, che questo torneo è nato con lo spirito dello sport, con lo spirito anche della religione. Mai, mai metteremo come primo premio un premio in denaro. Beh, evitare. In denaro non lo metteremo mai. Quindi la cena, il pranzo, le scarpe ben vengono, ma il premio in denaro non lo metteremo mai. È bello anche il riscontro che c'è da sponsor della Città, certo, di Potenza in, certo, una fase di difficoltà, perché è, certo, inutile nascondersi, sì, trovare, sì, quindi questo riscontro con degli sponsor che vanno a sposare questo progetto, un progetto che è ambizioso. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo quasi 30, se non sbaglio, 33 attività che ci sostengono. E l'hanno fatto tutti con lo spirito giusto, cioè non hanno visto al rientro, perché poi cosa ti può portare una partita di calcetto? Una partita di calcetto ti può portare visione alla tua attività, però a livello economico, oltre alla cena di noi associati, non può portarti di più. Cosa possiamo anticipare in riferimento a quelle che saranno le altre attività di Unione Santo Pallone quest'anno? Anzi, per meglio dire, si è partiti già nel 2014 per, certo, la fase organizzativa, certo, da ottobre-novembre, si è arrivati ormai, siamo a marzo, sì, prossime d'aprile, da qui in avanti. Il video che abbiamo visualizzato prima è stato girato dicembre-gennaio. C'è un lavoro di un mese, il montaggio, le riprese, sono tante le riprese. E quello che noi ci auguriamo, che man mano possiamo abbreviare i tempi di organizzazione. Questo cosa significa? Significa che se noi partiamo ad ottobre per finire ad aprile, perché noi ad aprile dobbiamo essere pronti con le iscrizioni, significa che ci occupa molto tempo. E se noi riuscissimo a anticipare un po' i tempi, a racchiudere un po' i tempi, sarebbe migliore. Bene, ci sono già comunque degli incipit per le attività che verranno. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo a queste iniziative, a prossimo torneo, terza edizione di Unione Santo Pallone, torneo dedicato, lo ricordiamo, nella città di Potenza, al santo patrono Gerardo Laporta. Iscrizioni aperte dal 2 al 18 di aprile. Vi è un numero da poter chiamare, per poter chiamare e poter confermare la partecipazione della vostra squadra, il 328 976 7290. Ringraziamo ancora qualcuno che ancora oggi, mentre siamo qui, sta lavorando affinché... Certo, voglio ringraziare Giuliana Marsico, che si sta occupando appunto dell'apertura del torneo. Voglio ricordare che il torneo si aprirà il 3 maggio alle ore 19 presso il palazzetto. Invito tutti a venire a vedere le partite durante la settimana, ma soprattutto all'apertura, per vedere questo spettacolo di Jackson Style. Grazie, grazie ancora una volta a Carmine Danzi, lo ricordiamo, il presidente dell'associazione Unione Santo Pallone. È tutto per quanto riguarda questo spazio sportivo, linea che può andare alla regia.